scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono a miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, di stargli vicino. Devi dargli calore, preparargli il cammino, un terreno migliore. Quando nasce un amore, è un'emozione nella gola. Ah, che cosa c'è di cielo che ha vinto mille tempeste? Che cosa c'è? Un fiume alla foce che si getta nel mare. Quando nasce un amore, ti fa bene, ti piace questa voglia di dare, e ti senti capace, non ti puoi più fermare. Ciao a tutti cari e care, allora questo qui è il tutorial per diventare come Anna Oxa. Ovviamente Anna Oxa senza ricrescita, fate finta che non ci sia, ma devo andare dalla parrucchiera. Cadono oggetti. Molto bene, scusate per il microfono nonché spazzola brown. Ah, niente, vi faccio vedere come ho fatto i capelli, più che altro li ho spiegati. Beh sì, ecco. E prima ho fatto vedere come fare il trucco, che è questo. Ah, il vestito blu che Anna Ox aveva al Festival Bar è stato creato con l'approvazione di mia nonna, con una camicetta blu vintage. No, l'ho fregata la nonna, non gliel'ho domandato, ma non andate a dirglielo. Allora, è un cut crease versione anni 70, ciglia finte, un bel lavoro di base, versione porcellanata e molto zigomata, molto scolpita con il contouring, un nude rosato, e diciamo che questo è il tutto. Spero che il tutorial su Anna Oxa vi piaccia, se vi interessa il tutorial lo guardate, altrimenti no, iscrivetevi con il bottoncino che c'è qui sopra. È gratis e non vi perderete nemmeno un mio video. Cavolo, forse non dovevo dirlo, a questo punto non si iscriverà più nessuno. Sto scherzando. E un bacione da Erika. Bye! Allora, partiamo dalla base. Io ovviamente ho già fatto un occhio perché così mi porto avanti, però parliamo adesso della base. Allora, io ho applicato il mio correttore, il mio fondotinta e abbastanza, diciamo, abbondante cipria per fare sì, per fare l'effetto porcellana, diciamo. E la cipria migliore per l'effetto porcellanato è quella di MAC, la Pressed, e questa qui è la numero NW15 Select Sherry Pressed. Sheer. Select Sheer Pressed. E questa qui, quindi l'ho tamponata per fare diciamo l'effetto porcellana. E quando applicate il fondotinta prima della cipria, non dimenticate, per far sì che voi abbiate veramente un aspetto porcellanato da bambola, di mettere il fondotinta sotto le occhiaie, sopra il correttore ovviamente, su tutto l'occhio, anche sotto le sopracciglia, bene in giro sopra il correttore e anche qui. Che fa molto l'effetto bambola. Possiamo passare direttamente all'occhio. Inizio con una base, io applico l'ombretto in crema numero 1 di Kiko. Su tutta la palpebra mobile, anche su. Spalmo per bene. Allora, adesso cosa andiamo a fare? Partiamo direttamente dal nostro lavoro di cut crease, come
Vedete, ed è un lavoro di Cat Crease, versione anni 70, ovvero anche con questo lavoro qui che innalza l'occhio e diciamo lo rende molto, molto più severo, lo sguardo molto più severo. Allora, inizierò a creare la mia piega con questo colore scuro qui che è del trio di Kiko numero 2 Taupe del pennello a punta. Io uso il 219 di MAC. E andiamo pian pianino senza fretta. Io vi consiglio di partire da qui, ovviamente. E guardate l'altro occhio, anche la fotografia della Oxa, se ce l'avete davanti, io ovviamente ce l'ho davanti e iniziamo. Allora, si fa sempre ora ad aggiungere colore, quindi andiamo pianino. Poi, quando arriviamo qui, vi consiglio di alzare le sopracciglia e di iniziare con la nostra riga Cat's Crease, che va in giù così, perché è versione anni 70. Questa è la nostra linea guida, linea base di guida. Non spingete troppo il pennello, non pressatelo troppo. Allora, non vi preoccupate di essere troppo precise, perché poi andremo ad aggiungere, togliere, aggiungere, sfumare, aggiungere, sfumare. Quindi per ora la nostra linea guida ci basta così. Ora per l'appunto, dopo averla marcata per bene, soprattutto a livello interno, perché noi vogliamo un lavoro anche sfumato, qui deve essere molto più definito, qui decisamente molto sfumato, vedete? Anche se qui deve rimanere il cut crease ben deciso. Vado con un 224 di MAC, o comunque un 224 di Sigma, quello che volete, a prendere il taupe più scurettino, mescolandolo con un marroncino. Io uso questo qui di L'Oreal del trio Color Appeal, quello più chiaro, e vado a sfumare il nostro marrone in su. Facendo anche movimenti circolari, vedete? Continuiamo ad aggiungere un po' del colore più scuro, perché noi vogliamo che qui sia molto deciso. Continuiamo a lavorare in questa maniera, ovvero aggiungendo e sfumando, stando attente a non prendere troppo colore da qui, che deve rimanere tanto deciso, qui vicino alla palpebra. Poi ora sfumandolo anche internamente con il pennellino a punta pulito. Se volete, possiamo anche cambiare pennellino e prenderne uno di questo genere qui, un po' più morbido. E con movimenti circolari portiamo indentro il colore, tanto poi verrà coperto dall'oro. È solo per dare l'effetto un po' più sfumato, però cioè noi dobbiamo sfumare, ma dobbiamo far sì che il trucco risulti anche deciso. Quindi in alcune parti deve andare sfumato bene e in altre deve rimanere più deciso. Tipo qui deve rimanere decisamente più deciso e anche qui. Ora andiamo ad applicare il nostro oro. Allora io prendo un oro, in particolare questo dalla palette 88 colori shimmer di Zoeva, con un pennellino che vi pare.
prendo quest'oro, ci applico il Fix Plus, ok, e vado a picchiettare qui sulla nostra bella palpebra mobile, non andando oltre la palpebra mobile, ma rimanendo all'interno dei contorni neri, che magari ci andiamo anche un millimetro un po' sopra, così risultano ancora più definiti, non so se avete capito il senso. E poi, sempre con il nostro bell'oro, ci concentriamo anche qui. Ovviamente il nero non parte proprio da inizio occhio, dall'angolino, se vedete. Infatti sull'angolino noi ci andremo a mettere il nostro bell'oro, che porteremo anche un po' in su qui, dove c'è la punta, vedete? Idem qui. Oro sotto il nero. Adesso prendo una matita nera e vado a contornare il mio occhio, ovvero ne metto un po' qui all'attaccatura delle ciglia, pochina. E anche qui più vicini all'attaccatura delle ciglia possibile. Questa sarà una linea che ci farà da base per le ciglia finte e comunque intensificherà lo sguardo. Non facciamo nessuna codina qui. Così. E anche internamente. Sfumo un attimo la linea qui sotto. Ad applicare le ciglia finte, io uso queste qui che ho trovato da Limoni e sono le Eyelash Sets Vampires, non so come si legge, Whimpers, really is a new. Ci vediamo tra un po'. Ecco fatto, ora andremo ad applicare un nude sulle labbra. Io applico il numero 3 di questo rossetto qui di Kiko, che era della collezione Cream Infusion, poi qui, stupendissimo. Adesso andiamo ad applicare della terra, perché lei ha gli zigomi molto 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 scolpiti in questo video qui. Prendo la mia terra numero 102 di Kiko con un pennello così, tolgo i residui e vado sotto l'osso e in su. Sotto l'osso e in su. Allora, ho applicato molta terra sotto gli zigomi e anche qui sul mento, perché lei ha meno mento di me. Non sto assolutamente dicendo che io sono più bella di lei, sarebbe una bestemmia. Molto bene. E cari ragazzi miei, il trucco sarebbe finito. Ora vado a cotonarmi i capelli. Se trovo il pettine, era qui, pettine. Allora, come vedete, io ho già tirato su i capelli qui, scusate, ricrescita, cose varie, ho il parrucchiere martedì, quindi tirate super bene i capelli e lasciatene giù molto pochi, perché dobbiamo cotonarli veramente tantissimo, e andiamo avanti così, con tutte le ciocche, ci vediamo tra un po'. E questo qui, invece, vabbè, cotoniamo anche questo, non prendete paura. Questi invece li prendiamo una bella ciocca qui, così, e li cotoniamo di lato, così. Dopo averli cotonati tutti cercheremo, dopo che abbiamo trovato un senso, io devo ancora trovarlo, quindi... ci vediamo tra poco, ci mettiamo anche la lacca dopo aver trovato un senso. Ora lo cerco. Ragazze, credo di aver trovato il senso anadoxiano. Ci vediamo nell'intro.
Ciao a tutti da Nox. No, ma gli orecchini non c'entrano un piffero. Farò di te la mia espressione.